Buongiorno ragazze, allora sono stata taggata con grandissimo piacere da Anna Luce Mamma Che Trucco, che ieri sera ha fatto un video su, ha dato appunto 10 consigli su come fare passare per ora queste giornate di domiciliari forzati, nel senso che dobbiamo stare per forza a casa. Naturalmente per ora niente visite al Lidl, io in questo periodo appunto sarei andata al Lidl a comprare delle cosine, delle novità, perché al Lidl il lunedì e il giovedì escono sempre. Domani sarei andata a comprare i fiori, invece adesso non dobbiamo purtroppo stare a casa. E quindi lei ha dato questi 10 consigli e mi ha taggato. Ora io adesso non so con precisione se saranno proprio 10, però me li sono appuntati, vediamo dove arriviamo. Allora, il primo consiglio: pulitevi casa, nel senso che siete costrette a stare a casa e non potete andare al lavoro, avete dimezzato gli impegni perché non si può andare in palestra, non si può andare a fare shopping, quindi diamoci alle pulizie di casa, facciamo quelle pulizie che di solito non abbiamo tempo per fare. Puliamo il frigorifero. Allora, di pulire il frigorifero l'ho detto pure Andaluce. E lo dico pure io perché i frigoriferi sono sempre sporchi. Lo pulite, dopo un pochino mettete, conservate le verdure, conservate un'altra cosa e si sporca. Quindi puliamo il frigorifero. Me li sono scritti perché altrimenti. Ah, ecco, poi questo è un consiglio che mi piace molto. Allora, leggete, leggete, leggete. Io qua mi sono preparata qualche libro, appunto mio. Che ho letto naturalmente e che vi consiglio eventualmente se potete scaricarli dal tablet o li potete comprare online. Allora, io sono la patita dei thriller, quindi io amo tantissimo Il povero Faletti, che purtroppo è mancato qualche anno fa. Che perdita che abbiamo avuto, chissà quanti libri ancora avrebbe scritto. Allora, questo è Io uccido di Giorgio Faletti. Bellissimo, è stato il suo primo libro che ho letto e questa è una confezione tascabile. Difatti, quando l'ho comprata, sono stata attratta dal prezzo perché costava molto meno, perché appunto la confezione è tascabile. Poi, ad esempio, ho questo qua di Catena Fiorello, ne ho preso uno, insomma, ne ho preso un paio così, altrimenti avrei dovuto prendere tutta la libreria. Questo è di Catena Fiorello, Casca il mondo, casca la terra, molto bello, e sono stata anche alla presentazione di questo libro che lei fece 5 anni fa a Palermo, quando ancora c'era una libreria, adesso non mi ricordo se era la Feltrinelli, adesso non c'è più. Poi abbiamo un altro libro di Faletti che io considero il più bello. Questo qua, Niente di vero tranne gli occhi. E poi uno bellissimo è Appunti di un venditore di donne che mi ha regalato mio figlio e che ho letto in 3 giorni, pure stupendo. Questo però secondo me è il più bello. E poi ne ho preso un altro così a campione che in realtà ancora devo leggere. Questo è quello di Paolo Bonolis che ho incontrato. A inizio anno o fine anno, adesso non ricordo bene, appunto al cinema Al Massimo a Palermo, al Rouge Noir a Palermo, dove lui presentava questo libro e dove è stato spassosissimo perché ha parlato, si è raccontato tantissimo. E quindi questi sono i miei consigli per quanto riguarda i libri. Invece ora andiamo sui film. Io sono un'appassionata di cinema. E vi volevo dire, se voi in passato non avete avuto il tempo, non avete avuto l'occasione di vedere alcuni film, sono film da Oscar quelli che vi sto elencando, guardateli perché vi siete persi sicuramente 2 ore, 2 ore e mezzo di cultura, di bellezza. Allora, se avete la possibilità, se avete Sky, se avete qualche altra piattaforma dove potete cercare i film, non esitate a guardare La grande bellezza di Paolo Sorrentino, il nostro orgoglio, quello che ci ha fatto vincere un paio d'anni fa l'Oscar come miglior film straniero. Però vi consiglio di guardarlo. Se potete guardare la versione integrale, ancora meglio, perché ci sono delle scene bellissime e sempre cariche di significato. Quindi se potete guardare la versione integrale, meglio ancora.
Però vi dovete isolare veramente guardando questo film, perché non dovete perdere una parola, non dovete perdere un'espressione, perché altrimenti rischiate di non capire e vi perdete delle bellissime sfumature. Poi, sempre per quanto riguarda i film, vi posso consigliare un altro film da Oscar di un altro italiano, di Salvatores, che è Mediterraneo. Film spettacolare anche quello, con delle bellissime musiche. Un altro film stupendo che mi è piaciuto un sacco, che risale a una ventina d'anni fa. Vi ripeto, sono film che hanno già qualche anno, però magari non avete avuto occasione di vederlo, ora siete a casa e quindi potete appunto fare questa cosa. Un altro film, vi stavo dicendo, che vi consiglio di vedere è American Beauty, che ha vinto, mi pare, 5 Oscar, miglior attore protagonista con Kevin Spacey, migliore attrice non protagonista con Annette Bening. Comunque sono film, ragazzi, stupendi, non per niente sono film che hanno vinto l'Oscar. E quindi, allora, lasciamo ora da parte il cinema e la letteratura e vediamo che cosa mi sono appuntata. Ah, ecco, ad esempio, chi di noi che ama truccarsi non ha delle palette con dei colori di trucchi che non ha mai usato? E quindi a questo punto sperimentiamo nuovi trucchi a casa. Sperimentiamo questi ombretti che non abbiamo mai utilizzato perché non ci piacciono. Oppure, chi è che ha i capelli lisci, i capelli ricci? Sperimentiamo nuove pettinature. Ad esempio, chi ha il capello liscio, provi a mettersi dei bigodini in modo da poter fare una pettinatura mossa per passarci il tempo. Chi ha il capello troppo riccio, provi a stirarlo perché il tempo appunto lo abbiamo. Poi vediamo che cosa posso cercare. Ah, ecco, rassettate la dispensa. Rassettate la dispensa perché tra fette biscottate, pasta integrale, grissini, merendine e chi più ne ha più ne metta, la dispensa è sempre un caos. Quindi dedichiamoci a rassettare la dispensa. Poi rassettiamo, ecco, questo è una cosa che voglio fare io, che voglio mettere in atto io. Rassettiamo le vetrine. Le vetrine che abbiamo in casa, con tutte le tazze, con tutte le teiere, con tutti i bicchieri. Usciamo tutto, laviamo e rassettiamo. Cerchiamo di fare e di metterli in ordine per tipo, in ordine di altezza. Quindi questa è un'altra cosa. Poi facciamo decluttering. Apriamo gli armadi, buttiamo tutto quello che non ci serve, buttiamo tutto quello che occupa spazio, che non ci viene più perché siamo ingrassate, che non ci viene più perché siamo dimagrite, non è il mio caso purtroppo, e buttiamolo, facciamo spazio perché tra qualche mese tutto questo finirà e potremo comprarci delle nuove cose, perché finirà sicuramente, perché andrà tutto bene, dobbiamo essere positive. E poi che cosa? Ah, ecco, sempre decluttering, però nella vanity table. Chi di noi? Io ho questa di Ikea, ma tutte noi abbiamo un angolo dove abbiamo i nostri trucchi, dove teniamo i nostri pennelli, dove abbiamo i cassettini e dove teniamo tutti i nostri trucchi. Ecco, cerchiamo di rassettare, di buttare le cose scadute, di buttare gli ombretti che si sono rotti tutti e che non fanno altro che sporcare il nostro piano di lavoro, appunto dove ci trucchiamo. Buttiamo gli smalti che si sono rinsecchiti, insomma, facciamo spazio, impieghiamo il tempo quindi così. Ah, quindi diciamo ne gioverà la nostra casa perché avremo la casa più pulita, avremo gli armadi più rassettati e nel frattempo questo periodo così un pochino strano che forse tra qualche anno i nostri nipoti, io non posso dire i nostri figli, i nostri nipoti leggeranno nella storia quando nel 2020 c'è stata la pandemia del coronavirus e tutto il mondo si è fermato. Speriamo di poter riprendere al più presto. Ragazzi, allora io ho rispettato questo tag di Anna Luce Mamma che trucco, cerchiamo di essere ottimiste, cerchiamo di appunto di fare quello che possiamo fare in casa, di stare con i nostri cari, di stare con i nostri bimbi pelosi là c'è una bimba pelosa che dorme e niente, e facciamo passare questo periodo. Io taggo tutte le ragazze che mi conoscono, che mi seguono, che hanno i canali YouTube. Li taggo, io in questo momento non mi viene in mente nessuno, però chi è che vuole fare questo video lo può fare. Ragazzi, un bacio! Muah!